Sarebbe lui l'uomo chiave dell'inchiesta, la mente dell'organizzazione di professionisti, avvocati, bancari e imprenditori che aveva deciso di investire sulle mega truffe che ieri è stata smantellata nell'ambito dell'operazione Cala S.p.A. dei Carabinieri di Palermo. L'avvocato Alfredo Tortorici, 43 anni, residente in Inghilterra, secondo l'accusa era la mente della banda, l'uomo chiave, colui che grazie ai suoi contatti internazionali, gli agganci e le coperture giuste poteva garantire il successo delle operazioni pianificate. Persino il colpo da 40 milioni ideato nel 2010 che avrebbe dovuto svuotare i conti dei fondi pensione dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena era farina del suo sacco. Tortorici è destinatario dell'ultima delle 27 ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri. Irreperibile fino a ieri, si è costituito stamani consegnandosi al carcere Pagliarelli di Palermo. La mega truffa al Monte dei Paschi era stata ideata nel 2010. Nelle intenzioni della banda il denaro doveva essere prelevato dai conti del Monte Paschi di Siena, in cui erano depositati i fondi pensione dei dipendenti, attraverso un'introduzione clandestina nei sistemi informatici del gruppo. Una volta prelevato da quei conti, il denaro sarebbe stato versato alla Falcon Bank di Zurigo, dove Tortorici aveva contatti importanti, e da lì trasferito in paradisi fiscali come le Cayman. Una truffa di proporzioni enormi, quasi da film, ma semplice da realizzare perché l'organizzazione contava sulla complicità di un dipendente infedele della banca, Francesco Spataro, anche lui finito in carcere ieri, e sull'abilità di alcuni operatori informatici, cosiddetti cracker, Alessandro Aiello, Fabrizio Spoto e Giuseppe Burrafato, ora ai domiciliari. Internazionale che monitori i lavori sulla scuola pubblica statale, che raccolga tutti i segnali di un malcontento generale all'interno del sistema scolastico. Edilizia scolastica, graduatorie congelate, concorsi e piani a ore in continua diminuzione. Questi i punti focali del piano che presenterà Caterina Altamore e Maria Provenza, rappresentanti del collettivo per la scuola pubblica. Un'altra notte di interventi nelle acque del canale di Sicilia. I mezzi impegnati nell'operazione di pattugliamento Mare Nostrum hanno infatti raggiunto numerose imbarcazioni, ormai alla deriva, e cariche di immigrati. La nave anfibia San Giusto ha raggiunto due gommoni, entrambi con 97 persone a bordo. Erano sulla stessa imbarcazione, invece, altri 100 immigrati raggiunti dalla fregata Grecale. La zona in cui sono stati trovati è la stessa in cui è intervenuta la San Giusto, ovvero nelle acque a sud-est di Lampedusa. Con le condizioni meteo progressivamente sempre più favorevoli, gli sbarchi verso le coste siciliane diventano sempre più frequenti e lo dimostrano i numeri forniti dalla Marina Militare. Nelle ultime 24 ore, infatti, le navi hanno soccorso in tutto 596 immigrati a bordo di 6 diverse imbarcazioni. Alle operazioni si è affiancata anche la motovedetta 202 della Capitaneria di Porto, che ha imbarcato 200 persone a bordo di un gommone a sud di Pozzallo.